Il 14 luglio 1789 è la data della presa della Bastiglia da parte di alcuni rivoluzionari. Per alcuni storici segna l'inizio della Rivoluzione francese. In realtà la rivoluzione era scoppiata già da qualche tempo, c'erano già state delle sommosse, perché il popolo francese era estremamente scontento a causa di varie ragioni, fra cui l'aumento del pane, le misure antirivoluzionarie prese dal re. E a Parigi, il 14 luglio, un gruppo di rivoluzionari, composto per lo più da semplici cittadini e soldati ribelli, prende d'assalto la Bastiglia per impadronirsi delle munizioni e delle armi che vi erano custodite. La Bastiglia all'epoca era una fortezza che si ergeva dentro le mura di Parigi, con le sue torri, i suoi ponti levatoi, i suoi sotterranei, e veniva usato come una prigione di Stato. Dominava la città ed era la manifestazione fisica del potere dell'Ancien Régime. Era l'emblema dell'assolutismo. Quindi, anche a livello simbolico, la presa della Bastiglia è un avvenimento maggiore della Rivoluzione francese. Rivoluzione che in seguito darà al paese un assetto politico inedito. Non si può negare che il 14 luglio 1789 sia stata una giornata di estrema violenza, una giornata sanguinaria, a cui hanno fatto seguito altri atti di violenza pesantissimi realizzati nel corso della rivoluzione. Questo è un dato innegabile. Ma la presa della Bastiglia è anche il simbolo della lotta dei popoli contro l'oppressione, contro le ingiustizie. È il simbolo di libertà, di emancipazione. È un momento cruciale della Rivoluzione francese, la quale condusse non solo all'abolizione del sistema feudale e della monarchia assoluta, ma anche all'affermazione di nuovi diritti individuali. Non dimentichiamo che dal 1880, il 14 luglio, è la festa nazionale francese, una festa estremamente sentita in Francia, che viene celebrata con molte iniziative, con molte manifestazioni, a Parigi come nel più piccolo villaggio. Gli ideali della rivoluzione del 1789 si diffusero rapidamente in tutto il mondo e ispirarono altri movimenti contro l'oppressione, in Europa come in America Latina. Le conquiste di quell'anno erano destinate a diventare l'essenza dei sistemi democratici. Fra le più grandi realizzazioni della rivoluzione c'è la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Questa dichiarazione, che prende ispirazione dall'esempio britannico e americano, e soprattutto dei filosofi delle Lumière, è uno dei testi fondamentali del patrimonio mondiale. Afferma principi come la libertà, l'uguaglianza, il diritto alla proprietà e presenta l'istruzione come un debito sacro che lo Stato deve ai suoi cittadini. Ha ispirato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata nel 1948 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Insomma, non è poco.